Italia, quanto ci appartiene realmente qualcosa? Perché da quello che è emerso è come se noi volessimo tenerci stretti qualcosa, che poi non ci appartiene. Ma forse non ci si rende conto che magari nella categoria di diverso che non ha diritti un giorno ci potremmo essere tutti, quindi credo che il problema sia questo. E quindi quanto ci appartiene la Calabria, per esempio io sono una migrante in Calabria perché vengo dall'Emilia, sono arrivata per lavoro dopo il concorso Rai, mi appartiene questa terra, boh, se faccio delle cose buone sì, quindi vorrei che questo valesse anche per altri. Si è parlato anche di Ius Soli, molto importante, penso che diciamo al giorno d'oggi sia una cosa scontata, chi nasce in Italia poter sentirsi essere chiamato italiano, cioè perché si studia, si fa cultura, si vive e gli esempi sono tanti, sono proprio anche qui al Kettle Festival. Ma io anni fa ad esempio ho fatto la direttrice responsabile di una testata di ragazzi albanesi, perché per la legge italiana un cittadino straniero non può fare il direttore responsabile di un giornale, quindi io mi sono prestata per dare la possibilità a loro di esprimersi e questi ragazzi mi dicevano: per fortuna che sono arrivati i rumeni, così non siamo più noi gli ultimi, scherzando ovviamente, ma l'integrazione comunque a un certo punto prende sopravvento, come le ferite che si rimarginano, cioè a un certo punto ci vuole tempo e poi alcune cose ci sembrano desuete, obsolete. Sicuramente siamo in una fase storica in cui tante cose che ci sembravano impossibili, come pensare che qualcuno è più uguale di un altro, purtroppo stanno tornando ad accadere, possiamo resistere. Per concludere ti chiedo un'ultima cosa, hai parlato di cattivo giornalismo, di contro esiste anche il buon giornalismo, che è quello che secondo me stai facendo tu o quello che fanno i tuoi colleghi, alle volte anche non proprio giornalisti ma indipendenti. Quanto conta anche questo, diciamo, nell'aspetto di una politica che invece tende a sottolineare quello che è il diverso e quello che è magari un Salvini di turno che per quel che mi riguarda è l'antipolitica? Il buon giornalismo è raccontare quello che uno vede. Quando uno racconta quello che vede in buona fede e controllandolo ha fatto un buon lavoro. Chi non fa questo, non vuole farlo, per me non è un giornalista, chi fa questo non mi importa se è scritto all'ordine. Perfetto. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cleto.